Buongiorno ragazze, oggi video tag sui 5 rossetti preferiti del periodo. È un video che sta spopolando su YouTube, se ne sono visti veramente tantissimi. Comunque un video che mi piace seguire più che altro perché magari scopro dei prodotti che non ho ancora o magari appunto sento delle opinioni simili o diverse su alcuni prodotti che già ho. Non è che ho chissà quale rossetto innovativo da farvi vedere, sono magari rossetti che già conoscete e qualcuno di questi già lo avrete, però mi piace seguire questo video, quindi ho pensato di farlo anch'io. Ho fatto molta fatica a trovare 5 rossetti da appunto inserire in questo video. Non è che io abbia chissà quanti rossetti, sicuramente non ne ho dei milioni come altre youtuber, però ecco, ne ho un pochettino ed è stato molto difficile ridurre la scelta a 5. Ho cercato comunque di scegliere 5 rossetti in fasce di prezzo differenti, magari dai più economici ai più cari, e comunque un solo rossetto per marca. È stato veramente difficile, ma ce l'ho fatta, ecco. Andiamo quindi a vedere insieme quali sono i 5 rossetti che amo di più in questo periodo. Il primo rossetto che vi faccio vedere, e non per ordine di importanza, è Lime di Pupa, il numero 405 in particolare. Vi faccio vedere questo per primo perché in questo periodo questi rossetti stanno spopolando. Questo è il numero 405, che è un fucsia veramente veramente acceso. Ve lo faccio vedere sbocciato sulla mano, ma veramente, visto che comunque questi rossetti nel mese di maggio erano in promozione a 5 euro, trovate miliardi di video su questi prodotti. Questo è il 405. Questi rossetti mi piacciono veramente alla follia. Io non avevo mai provato i rossetti di Pupa, mi piacciono tantissimo perché sono super pigmentati e durano tantissimo. Alla prima passata sembrano lucidi, cioè sono lucidi, poi però pian pianino si asciugano sulle labbra e si fissano, durano veramente tantissimo e sono comunque abbastanza confortevoli. Non si infilano nelle pieghette e non si seccano, quindi comunque è uno di quei rossetti che mi sento di consigliarvi. Penso che non siano più in promozione, in ogni caso fanno parte della linea AIM di Pupa, quindi li trovate a prezzo pieno in quasi tutte le profumerie. Le colorazioni sono 40, ma appunto trovate dai nude ai rossi, fucsia. Comunque devo dire la verità, i colori che mi colpivano, che trovavo un po' più particolari, erano pochi. Il 405 comunque è un colore che merita e secondo me perfetto per questa stagione. Secondo rossetto che vi faccio vedere, conosciutissimo, Amplified della MAC, come volete, che è Impassioned. Allora, qui è stata veramente dura, nel senso che è stata difficile scegliere tra questo e Vegas Vault. Sono due rossetti che ho da poco, veramente poco, ma mi piacciono tantissimo. Ovviamente non c'è il caso che stia qui a dirvi quanto è questo qua, quanto sono belli i rossetti della MAC, quanto sono pigmentati, quanto sono duraturi. C'è anche da dire che costano 18,50 euro, quindi ecco, non tutti quanti se li possono permettere e magari sono quegli acquisti che vanno un pochettino ponderati. Comunque, se vi piacciono questo genere di colori, è un fucsia con una punta di corallo, direi, ma non sono brava a descrivere i colori, quindi ecco, su internet trovate tutti gli swatches possibili e immaginabili, perché questo è uno dei rossetti più famosi della MAC. E niente, secondo me per questo periodo è perfetto e diciamo che ha vinto di un pelino su Vegas Vault, perché io mi trovo di più con i fucsia piuttosto che con i corallo, ma sono due rossetti degni di nota. Terzo rossetto che vi faccio vedere è un rossetto di Kiko. Questo è della linea Exotic Shine, edizione limitata. Penso che faccia parte di questa nuova Life in Rio, penso, ecco. In ogni caso questo è il packaging, c'è scritto Exotic Shine.
Questo costa intorno ai 7 euro, ma non lo so di preciso perché sono riuscita a prenderlo con la promozione che c'era verso la fine di aprile. Ogni 20 euro spesi su qualsiasi prodotto vi veniva regalato dal giorno successivo un rossetto. In realtà ero partita, intanto lo sboccio, ero partita col voler acquistare un Unlimited, è questo qua, in particolare rosso ibisco, il numero 03. Poi la commessa, diciamo che mi ha leggermente intortata, mi ha consigliato di prendere un rossetto in edizione limitata perché gli Unlimited sembrano essere entrati nella linea permanente di Kiko. Diciamo che ecco, il colore è bellissimo, me lo aspettavo forse un po' più flashato. Vi faccio di nuovo vedere lo stick. E non è che dura veramente tantissimo perché comunque è un rossetto cremoso, però è un bel colore, in questo periodo ci sta, allegro, solare, ma devo ammettere che non mi sono comunque ancora tolta dalla testa il numero 03 della linea Unlimited e sicuramente lo comprerò, anche se devo dire che ho visto una recensione non molto positiva di Ornitorella, mi sembra, vi lascio il video che ha fatto qui sotto, dove fa vedere che questo rossetto nel giro di questo rossetto nel giro di 1-2 ore si accumula tutto sui bordi delle labbra e crea uno stacco incredibile con la parte interna delle labbra. E sembra schifosissimo, però ho anche sentito altre persone che mi dicono che lo adorano, quindi ecco, non so, vedrò se lo comprerò. Intanto se voi ce l'avete o comunque avete degli altri rossetti della linea Unlimited, magari fatemi sapere come vi trovate e cosa ne pensate. Quindi questo è il numero 05 della linea Exotic Shine. Poi, altro rossetto che vi faccio vedere, questo più che un rossetto è una tinta per labbra della L'Oréal Paris. L'ho comprato l'anno scorso, mi è piaciuto veramente tanto che sono andata qualche mese fa a comprare un'altra colorazione, però ecco, più invernale. Questo della linea Caress è il numero 200 e si chiama Princess. Praticamente ha l'applicatore spugnetta fatto a goccia come un normale lucida labbra, ma in realtà è una tinta per labbra. Questo in particolare è un color corallo, fantastico, perché si fissa sulle labbra, una cosa incredibile, veramente veramente resiste comunque a un pasto. Ovvio, se fate magari una buffata super oleosa vi rimane solamente più una traccia di colore e un velo un po' più intenso sui bordi delle labbra, però per il resto veramente è un rossetto degno di nota, è uno di quei rossetti che io utilizzo la mattina per andare a lavorare e comunque non me ne preoccupo più perché rimane intatto fino a quando torno a casa. Allora, questo è il colore, è un corallo, sembra sulle labbra, cioè sulla mano non rende, sembra qui molto lucido e shimmer, ma in realtà con la prima passata si fissa sulle labbra, con la seconda passata il colore diventa bello forte, bello intenso. Probabilmente su questi rossetti qui vi farò una review dedicata, ho solo due colori però meritano veramente tanto e non costano neanche tantissimo, ecco, intorno ai 10-11 euro. Ottimi. Ultimo rossetto che vi faccio vedere, questo forse, ecco, è un rossetto che non tutte hanno, perché è un rossetto della Avon. Ora, la linea non me la ricordo più. Si poteva acquistare con la seconda campagna di quest'anno, almeno io l'ho acquistato durante la seconda campagna di quest'anno, quindi all'inizio dell'anno, e adesso pare siano fuori produzione. Non so comunque se contattando direttamente l'Avon sia possibile averne delle altre. Io faccio la presentatrice Avon e vi dico che comunque da qui ai prossimi 4 cataloghi questi rossetti non ci sono più. Sono fantastici, io ne ho presi 4. Certo non è semplice comprare da catalogo perché effettivamente i colori non sono così veritieri, ma sul serio, tutti e 4 i rossetti che ho comprato meritano tantissimo. Ho messo una foto su Instagram, sono stupendi e veramente uscissero di nuovo, fossero comunque ancora disponibili, ne comprerei degli altri. Comunque questo
Make Out Red, è questo color, ma non so se ciliegia sembrerebbe, un fucsia comunque un po' più scuro. Dove ve lo swatcho? Lo swatchiamo qua, eccolo qua, è questo qua. Purtroppo ragazze, veramente tutti questi rossetti non rendono in camera, sono tutti stupendi, però ecco, i colori si avvicinano abbastanza ma comunque non rendono come nella realtà. Il colore è questo qua, è stupendo. Questi rossetti a prezzo pieno costano 11 euro ma Avon fa sempre delle super promozioni, io l'ho acquistato mi sembra a metà prezzo, è stupendo, è quello che ho sulle labbra, cremoso, intenso, anche se devo ammettere che comunque va contenuto con una matita. Io purtroppo non ce l'ho una matita di questo colore, ma la cercherò sicuramente perché è uno dei rossetti che sto sfruttando di più. Il problema è che appunto, essendo così cremoso, ecco, è uno di quei rossetti che bisogna controllare ogni tanto, perché se siete fuori casa il rischio è quello che vi finisca un pochettino nelle pieghette e non è bello trovarsi il rossetto su tutta la faccia. Sicuramente è molto pigmentato, molto confortevole, dura abbastanza ma non resiste a un pasto, ecco, e magari dopo aver preso un caffè, dopo aver fatto uno spuntino, comunque va ritoccato. Quindi niente ragazze, questi sono i 5 rossetti preferiti del periodo, vi farò magari un post sul blog con tutte le foto sperando che i colori rendano un po' meglio. Fatemi sapere quali sono i vostri 5 rossetti preferiti del periodo, vi mando un bacio enorme, a presto, ciao!